Ciao ragazzi, io sono Red. No, mi lavo, mi cambio i vestiti. Semplicemente abbiamo girato i video insieme, quindi vedete la stessa patch di questo mercoledì. Di cosa parla il video di oggi? Beh, oggi lanciamo un nuovo format, pillole di software. Vi spiego brevemente che cos'è e poi passiamo al fulcro, alla ciccia del video. Pillole di software si occuperà di spiegarvi in pochi minuti degli elementi e dei concetti di software che non tutti voi conoscete, in maniera veloce, pratica, ma soprattutto chiara. E probabilmente alla fine del video avrete imparato qualcosa di nuovo. Banda alle ciance, ciance alle bande, di cosa parliamo oggi? Beh, oggi, come avete letto nel titolo, vi spiegherò come attaccare tasche e altri accessori al vostro tattico utilizzando il molle. Ma Red, ma noi lo sappiamo fare, basta prenderlo e infilarlo. No, non è vero, infatti in campo mi capita molto spesso di vedere persone che, non per colpa loro, ma semplicemente non sanno come si devono fissare queste cose al tattico in maniera corretta, infatti vanno in giro che sembrano delle maracas, le tasche gli si sfilano, eccetera, eccetera, eccetera. Avvicinatevi che vi faccio vedere. Poi avvicinatevi un cazzo, devo avvicinare io manualmente. La prima cosa che facciamo quando dobbiamo andare a mettere una nuova tasca sul tattico è capire in quale posizione metterla. Questo perché, ovviamente, come potete vedere, la tasca andrà a occupare tanti slot quante sono le cuciture del molle che ha sopra. Per esempio, questa è una tasca che occuperà 4 slot. Una volta quindi che avete deciso in che posizione posizionarla, contando le cuciture che ci sono sulla vostra tasca, non vi resta che andare a, appunto, assicurarla al tattico. Questo deve essere fatto però in una maniera particolare e non alla cazzo di cane, come vedo fare. Quindi avvicinatevi che vi faccio vedere. Qui abbiamo un DCS della Warrior, Multicam ovviamente, su cui andremo ad assicurare una tripla porta caricatori, sempre Multicam, della Invader Gear. Vi consiglio, quando dovete andarlo ad assicurare, di contare bene quante file ci sono, in modo tale da cominciare ad attaccarlo dritto, perché una volta che voi l'avete attaccato, ma è storto, è un palo nel culo doverlo spostare, perché vi toccherà toglierlo tutto e rimetterlo, ve lo dico per esperienza personale. Sfiliamo tutte le fettuccine presenti sulla tasca porta caricatore e le andiamo a inserire all'interno dei passanti molle presenti sul tattico. Qui, come vedete, abbiamo 6 spazi diversi sulla tasca porta caricatori, sono 6, quindi la prima fettuccina andrà qui, poi lasceremo un buco vuoto, ne avremo 2 in mezzo, buco vuoto, e l'ultima qua. Cominciamo quindi a inserire. Ci troviamo adesso in questa situazione, possiamo andare a tirare completamente dentro le fettuccine. Ok, adesso la maggior parte di voi così è contenta. Infila le restanti fettuccine qui in basso e poi dopo le infila all'interno della tasca e lo lascia qui. Il problema sostanziale è che poi dopo, come potete vedere, non state sfruttando tutti i passanti molla presenti qui. Molle e nacco. Si scherza ovviamente. Quindi avrete un sistema che non terrà fermo il caricatore anche in mezzo, ma semplicemente sarà fissato alla cazzo. Cosa dovrete andare a fare adesso? Una volta inserito il primo passante all'interno del tattico, beh, prenderete sempre la vostra amata fettuccina e l'andrete a inserire. Non si vede un cazzo. E l'andrete a inserire all'interno del secondo passante molle presente sulla tasca. Lo dovrete fare ovviamente per tutte e 4 le fettuccine. Io lo faccio solamente con una perché facciamo prima così. Una volta che l'avrete infilata nel secondo passante molle della tasca, andrete a rinfilarla nel terzo passante molle del tattico. Così via, così via. Alla fine, se avrete seguito questo procedimento, l'avrete fatto bene, non avrete questa cacata qui, ma una roba fatta decentemente, come su questo tattico qua, che come potete vedere ha fatto dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori, e poi dopo è stato fissato come una cucitura, entrate e uscite e legate la tasca in maniera perfetta. Tornando un momento su questa tasca qui, quando arriverete alla fine con questo tipo di fettuccina qui, vi basterà prendere questa parte rigida, inserirla nell'ultimo passante molle della tasca e ficcarla lì dentro. Se avrete fatto tutti i passaggi come dovete fare, questo rimarrà fermo in posizione e non si chiuderà più. Nel caso abbiate invece un sistema a bottoni, sarà ancora più semplice, perché arrivati alla fine vi basterà chiuderlo così e quello rimarrà in posizione. Questo sistema è essenziale e vi consiglio, se non lo conoscevate, di fare un pochino pratica, perché non è complicato, ma vi dovete abituare a farlo bene, perché all'inizio probabilmente sbaglierete a mettere le tasche e tirerete un sacco di paroline dolci verso il grande capo lassù. È il proprietario del palazzo, abita al piano di sopra. Quindi spero di avermi insegnato qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante. Se è così, vi esorto a lasciare un mi piace. Se invece non vi ho insegnato niente di nuovo, lasciate comunque un mi piace, perché che diavolo no? Come avete visto, questa rubrica dovrebbe riuscire a stare entro i 2 minuti, ma io parlo tanto, dico troppe cose, quindi non ce la faremo mai. Dalle prossime volte cercherò di essere più breve. Qui da Red è tutto. Prima di andare vi ricordo che ci sono link in descrizione
di Instagram, Facebook e shop online, dove trovate tutti i prodotti che vedete qui dietro di me e anche altri. E stay hungry! I'm going to let them